Oggi una iniziativa dell'UCIM ad Arezzo per riflettere sulle prospettive che hanno di fronte il mondo degli insegnanti e della scuola. Questa realtà che cosa è per chi non la conosce e appunto quali sono gli obiettivi di oggi? Allora, l'UCIM è un'unione di insegnanti che comprende tutte le fasce, dalle scuole dell'infanzia fino alla scuola superiore e anche l'università. La finalità dell'UCIM è quella di formare i docenti perché portino la visione cristiana all'interno delle scuole, ma non nel senso di insegnare la religione, nel senso di inclusione, nel senso di essere tutti fratelli e soprattutto in un periodo in cui nelle nostre scuole viviamo molti episodi di bullismo, viviamo tanti episodi di disagio. Oggi l'UCIM si ritrova ad Arezzo per una giornata di spiritualità, un'occasione anche di rilancio, di rinnovamento di questa realtà associativa anche nel nostro territorio. Quali sono le finalità che vi ponete, cosa vi piacerebbe anche realizzare in futuro? Abbiamo scelto proprio Arezzo per fare questo appuntamento annuale come giornata di spiritualità, perché in questo territorio c'è sempre stata una grandissima tradizione ucimina che sta attraversando, così come in tutta la Toscana, un momento delicato, e noi stiamo cercando proprio di rivitalizzare in questo territorio la presenza dell'insegnante cristiano che possa portare nella scuola quelli che sono i valori in cui noi crediamo. E cosa ci prefiggiamo? Ci prefiggiamo crescere come associazione, ma soprattutto di poter seguire a livello regionale tutte quelle iniziative, quei cambiamenti che sono veramente moltissimi in questo periodo e che sono concentrati in tutti i livelli di scuola, ma soprattutto nella scuola secondaria di primo e secondo grado per quanto riguarda per esempio anche le prove finali.